Il principe, capitolo 5, chapter 5, Niccolò Machiavelli. In che modo siano da governare le città o principati, quali, primi che occupati fussino, vivevano con le loro leggi. Quando quegli stati che si acquistano, come detto, sono consueti a vivere con le loro leggi e in libertà, a volergli tenere ci sono tre modi. Il primo è rovinargli, l'altro andarvi ad abitare personalmente, il terzo lasciargli vivere con le sue leggi, tirandone una pensione e creandovi dentro uno stato di pochi che te lo conservino amico, perché essendo quello stato creato da quel principe, sa che non può stare senza l'amicizia e potenza sua, ed ha da fare il tutto per mantenerlo, e più facilmente si tiene una città usa a vivere libera con il mezzo dei suoi cittadini che in alcun altro modo volendola preservare. Sonoci per esempio gli Spartani ed i Romani. Gli Spartani tennero Atene e Tebe, creandovi uno stato di pochi, niente di meno le perderono. I Romani, per tenere capo a Cartagine e Numanzia, le disfecero e non le perderono. Vollero tenere la Grecia quasi come lo tennero gli Spartani, facendola libera e lasciandole le sue leggi, e non successe loro, in modo che furono costretti a disfare molte città di quella provincia per tenerla, perché in verità non c'è modo sicuro a possederle altro che la rovina. E chi diviene padrone di una città consueta a vivere libera e non la disfaccia, aspetti di essere disfatto da quella, perché sempre ha per rifugio nella ribellione il nome della libertà e gli ordini antichi suoi, i quali né per lunghezza di tempo né per benefici mai si scordarono. E per cosa che si faccia, si provvegga, se non si disuniscono, si dissipano gli abitatori, non si dimenticano quel nome, né quegli ordini, ma subito in ogni accidente vi si ricorre, come fe Pisa dopo tanti anni che l'era stata posta in servitù da fiorentini. Ma quando le città o le province sono usa a vivere sotto un principe e quel sangue si è spento, essendo da una parte usa ad obbedire, dall'altra non avendo il principe vecchio, farne uno in tra loro non si accordano, vivere libere non sanno, di modo che sono più tardi a pigliare le armi, e con più facilità se li può un principe guadagnare e assicurarsi di loro. Ma nelle repubbliche è maggior odio, più desiderio di vendetta, né lascia né può lasciare riposare la memoria dell'antica libertà, talché la più sicura vi è spegnerle o abitarvi.